altissima velocità. Intanto ha forato Pantani, ha forato Pantani. Attenzione, Pantani fora, un momento e non riesce importante, a... vediamo che... No, non aveva forato. Bulba, saldo di catena. Sì, sono proprio alle spalle della maglia rosa, è stata l'assistenza Shimano a dargli la bicicletta, adesso è arrivato a ripreso Pantani, ecco, lo stanno aspettando Velo e anche Borgheresi. Secondo quindi me... vediamo se rientra, scusa, Marco Pantani, scusa. Mancano 8 km e mezzo al traguardo. Scusa, sentiamo la ricostruzione del fatto da parte di Davide Cassani. Secondo me non ha forato, secondo me ha avuto un salto di catena, perché l'abbiamo visto lavorare al cambio dietro. Forse nel momento che ha messo la catena dal 39 al 53 c'è stato questo salto di catena, ma ecco... Ed ecco, adesso avremo la conferma se è giusta la tesi di... Sta recuperando Marco Pantani, ha fatto un lavorone Garzelli, in pratica ha tirato la volata di questo treno giallo-blu della Mercatone 1. Adesso è Borgheresi a dare il cambio, zaina alle sue spalle, Velo e quindi il pirata in maglia rosa. Perde contatto anche Podenzana, quindi con Pantani sono rimasti tre compagni di squadra, Borgheresi, Velo e Zaina. Mentre adesso la salita che... comincia a farsi dura. Attenzione, mentre ecco che Pantani raggiunto Axelsson e Figueras. Ecco, raggiunge e supera Axelsson, svedese, Figueras. Ecco al fianco di Cepe Gonzalez. Adesso Marco Pantani sempre con il preziosissimo aiuto di Velo, che è l'ultimo a mollare, ha già perso contatto anche in Zaina, ha raggiunto oltre ad Axelsson anche Cepe Gonzalez, è in crisi ancora una volta Jimenez e ha perso contatto anche Noè. Comunque oramai Pantani vede i fuggitivi. Ha superato l'impasse, ha superato il momento difficile, un momento difficile forse più a livello psicologico che a livello gambe. Un finale veramente molto bello ed eccoci che Pantani si sta riportando nella scia di Gotti di Gialavert quando mancano 5 km alla conclusione. Secondo me appunto il nervosismo che era nato da questo incidente lo aveva un po' bloccato nei primi 2 km. Appena la strada è tornata impegnativa con pendenze superiori al 10%, Pantani si è sbloccato e ha ritrovato quel colpo di pedale. 5 km all'arrivo, vediamo sempre Pantani che adesso si è lanciato l'inseguimento di Jalabert, di Gotti. Adesso siamo in un tratto di pianura, siamo nella scia di Marco Pantani, riprende la salita in questo momento. Eccoci con Pantani. Pantani che ha raggiunto Savoldelli, De Paoli, poi vediamo anche Clavero e in testa questo gruppetto Simoni, Gilberto Simoni. Gilberto Simoni vincitore di un Giro d'Italia tra... Dalla vettima Jalabert ha staccato di pochi metri Gotti. Allora e la situazione, Eras, lo spagnolo al comando, poi c'è Jalabert. Poi vedete Gotti con Miceli, mentre Pantani marca stretto il suo più diretto avversario in classifica generale, vale a dire Savoldelli che è a 53 secondi, mentre ha dei problemi Camenzi. Mazzocchi. Eh sì, Jalabert sta attaccando Eras che cerca di tenergli la ruota, ma ci sono Gotti e Miceli lì a non più di 10 metri e mi sembra di vedere, ma qui ci sono gli alberi, mi pare Savoldelli anche con Pantani. C'è l'attacco di Jalabert con Eras che cerca di rimanergli alla ruota, adesso c'è una curva, ci scompaiono, è andato Jalabert in fuga o quantomeno in tentativo di fuga. Auro, ormai Marco Pantani è a 15-20 metri da Ivan Gotti, con Pantani ci sono Clavero, Savoldelli e Simoni. Eccolo là, Gotti sta per essere raggiunto, Gotti è con Miceli, non più di 20 metri separano i grandi rivali di questo Giro d'Italia. A voi. Allora la situazione, vedete Savoldelli e Pantani, Pantani rinfrancato, parte, ha avuto un attimo di difficoltà, ha superato questa crisi psicologica più che fisica ed eccolo là, Pantani ormai lanciato all'inseguimento tra Jalabert e Gotti, 6 secondi, ma ecco che arriva Pantani, riscatta ancora Pantani, marcato stretto da Savoldelli, Eras è stato ripreso, Jalabert solitario al comando. Tutte le volte che la salita è più dura Pantani parte, Pantani cerca di aumentare l'andatura, cerca di recuperare nei tratti in falso piano,
quell'incidente gli ha fatto perdere almeno 40 secondi e li paghi, anche perché poi ti viene il panico, poi quando sei lì che cerchi di sistemare la catena e non ci riesci, alla fine non sai più cosa fare. Attenzione, Pantani si è portato della scia di Micheli e di Gotti, quindi abbiamo solitario al comando Laurent Jalabert. Pantani si è riportato nella scia di Gotti e di Micheli, ha recuperato 40 secondi ed ora riparte, riscatto Mazzocchi. Sì, Pantani sta cercando di andare a prendere Jalabert, lo prende. Va a prendere perché non ha più di 20 metri di vantaggio il francese. Mi sembra soltanto Micheli alla ruota di Pantani e poi più dietro Gotti. L'azione di Jalabert è meno limpida, meno fluida e credo che lo possano prendere da un momento all'altro. A voi. Ed ecco Pantani con Micheli nella scia mentre c'è Jalabert, si è piantato Eras. Beh, quest'oggi abbiamo assistito a una scalata stupenda di Marco Pantani con un Renato Jalabert che cerca la vittoria di tappa. Jalabert sempre con questa bicicletta speciale da salita, ruote da 26, bicicletta molto leggera intorno ai 7 kg e Pantani che è andato a riprendere tutti, adesso può anche nella ripartire scia di Jalabert e riparte. Incredibile. Jalabert lo controlla. Scatto in progressione di Pantani, una grandissima azione, dobbiamo dire, una tappa veramente splendida con un Pantani fermato da un salto di catena. Un Pantani, ed ecco che la regia ci ripropone lo scatto di Pantani. Pantani ha avuto questo cedimento, poi ecco il primo piano di Gotti, poi l'impennata d'orgoglio, l'impennata che contraddistingue il grande campione. Siamo a 3 chilometri dalla conclusione, Bulvarelli. A 3 chilometri dall'arrivo, il ritardo del gruppo Gotti che comprende appunto il bergamasco Gilberto Simoni, Savoldelli e Clavero è di 14 secondi, ha ceduto nel frattempo Micheli. Ed eccoci su Pantani, un rullo compressore. Sì, abbiamo parlato all'inizio della salita, non è stato un cedimento, ma solamente una pesantezza di pedalata causata proprio da questo incidente. Però sono stati bravissimi i compagni di squadra, lui non si è fatto a quel punto prendere dalla foga, è salito regolare, ma negli ultimi 6 chilometri, quando la salita è cominciata a diventare veramente dura, ha fatto impressione, ha preso e superato tutti i corridori. Adesso guardate con che agilità riesce ad andare via. Quando la strada si rizza sotto i pedali, Pantani è il più forte. Un Pantani, vogliamo dire che al limite questo blocco ha fatto sì, mentre Savoldelli perde terreno, ha fatto sì che questo finale diventasse più emozionante. Un thrilling eccezionale con un primo piano di Jalabert. Jalabert in grande difficoltà ieri, Jalabert che ha dimostrato oggi, Jalabert che a 16 secondi, Gotti a 36 secondi, ha dimostrato che la Defiance ieri ha perso la maglia rosa, ma l'ha persa con grande dignità, con grande onore, è stata superata. Testa della corsa Pantani scatenato, Pantani ormai in vista del traguardo finale, seconda vittoria, vince, aumenta alla grande il suo vantaggio in classifica generale, ma soprattutto dà un colpo importantissimo al morale dei suoi avversari. Niente da fare, quando la salita è dura nessuno riesce a stargli a ruota, anche con un handicap di 30-40 secondi all'inizio della salita è riuscito a riprendere tutti e a staccarli, tutte le volte che ne prendeva uno lo staccava. Siamo ormai in vista del traguardo per Pantani. Ed ecco Pantani ormai nel fondo al rettilineo, occhio al distacco, mentre vedete il tempo totale. Jalabert ormai rassegnato alla sconfitta, ma una sconfitta con estrema dignità. Pantani scatenato, Pantani in vista del traguardo finale, eccolo là in fondo al rettilineo, ancora sui pedali, scatta ancora Pantani. Eccolo, tifo da stadio qui a Europa. Un tifo da stadio calcistico, Pantani non si rialza, non molla sino al traguardo e poi si concede l'alzata delle braccia. Allora, tempo totale 3 ore 47 primi, 31 secondi, vedete sulla destra il ritardo, Jalabert in seconda posizione, Jalabert ora taglia il traguardo. In questo istante Jalabert conquista la seconda posizione con un ritardo di 20 secondi. Jalabert è secondo.